Benvenuti al Comic Con. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video, raga. Oggi raga me vedete in una così, in una veste di Sanji. Questo perché? Perché ragazzi ci troviamo a un'altra fiera Comic Con di Napoli, ragazzi. Oggi sabato e quindi andrò a rompere palle ad alcuni cosplayer con la Nugoli, il nuovo format dove faccio interviste a due. Vediamo. Ragazzi, ma prima di iniziare, come al solito, lo sapete già, ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che oggi, raga, vedo un bel po' di gente. Raga, questo l'avete riconosciuto, diglielo, chi sei tu? Io, il cappellaio matto. Tu invece sei? La regina di cuori. Come la canzone che fa regina di cuori! È proprio lei, ragazzi, è proprio lei. Senti, allora, innanzitutto, oggi un nuovo format, perché dagli un voto, come sta vestita? Da 1 a 10, però si deve essere cadere, deve essere bello stronzo. 10. Dagli un voto. 10, sta benissimo. Ci ha messo tutto l'impegno per fare questo costume, quindi... 10. Tu invece quanto gli dai a lui come cosplay, il suo costume, quanto gli dai? Gli do un 9,5 perché si è impegnato un sacco. Senti, cos'è a te che non ti piace del tuo costume? Qual è? Del tuo. La colla si scioglie e fa troppo caldo. Si scioglie, quindi te stai a sciogliere pure tu. E quindi gli dai lo stesso o lo diminuisci? No, perché comunque apprezzo l'impegno, non è... Va bene, invece sì. del tuo costume, qual è? Avevo programmato le sopracciglia, però si scollano, quindi... Fagli vedere la sopracciglia. Non ce l'ha più la sopracciglia, quindi lui gli manca la sopracciglia, zio. Accidenti. E quindi... Dai, facciamo 9. Vabbè, allora te, no, grazie. Vedi? Allora io vedi. Ho 9,5. Vabbè, stiamo là, i voti sono belli alti, raga. Se vi chiedo un bacetto, datevi un bacetto. Ho trovato la regina. Allora, fuori, no, non è come... No. No, allora, si chiama Eret e fa parte di un mondo di Minecraft. Un mondo di Minecraft, ragazzi, la conoscete, scrivetelo qua sotto nei commenti. Tu invece sei con tutto sto ben di Dio d'armatura, ma t'hanno... Come cazzo t'hanno fatto entrate, zico, tutto sto ambaradam? Me lo chiedo anch'io. Tu che personaggio sei tu? Sono Armin di Attack on Titan. Senti, Armin, va Monaco, oggi nuovo format, rompo un po' le palle. Nuovo format, dai in voto a lei da 1 a 10 il suo cosplay. Però deve essere bello stronzo cattivo, mi raccomando. Dai in voce. C'ha pure gli accessori, dai. C'ha pure la... E quindi... E quindi il tuo voto, Otto. Invece fate vedere allora, raga, scrivete anche voi nei commenti qua sotto che voto gli date a sti due bei cosplayer. Invece il tuo voto a lui quanto è, da 1 a 10? 8,5. Senti, dimmi una cosa, cos'è che a te non ti piace del tuo cosplay adesso? Del mio? Del tuo. La gonna. Perché, come dovrebbe essere? Che non dovrebbe avere i dettagli che c'ha sotto. No, e poi è scomoda. Fagli vedere bene, è un po' scomoda. E quindi a lei c'ha la gonna che non è come... Quindi gliela abbassi o lo resti uguale il vuoto? No, la gonna che deve fare, mica se la può tagliare. Quindi lo lasci così, ervo. Del tuo cosplay, che cos'è che non ti piace? Questa qua forse come l'ho fatta è un po' scomoda da... Perché quando devo mettere il braccio c'ho questo... Cioè sto coso che è un po' impiccia in mezzo. Quindi il voto che fa? Io lo lascio stesso? Sì, perché è un fatto in cui... Anche se è scomoda, comunque la tiene. Va bene lo stesso. Allora raga, ma se vi chiede un bacio piccolo al volo, votate, zi. Dai, datevi un bel bacetto. Raga, sa stavano a da. Raga, siamo con... Come Gabriella. Gabriella. Sharon. Oggi avete fatto Jack Sparrow, giusto? Più o meno, sì. Le cugine di Jack Sparrow, raga, le famose cugine di Jack Sparrow. Senti, ma l'avete fatto voi, raga, sto costume? Sì.
E allora fa una cosa, dagli in voto a lei da 1 a 10, com'è stata a fargli sto costume? 10. 10, gli diamo un 10. Sì. E tu invece a lei quanto gli dai? Io un bel 10. Un bel 10, raga, un bel 10. Senti, raga, ma queste tre c'è sue vostre, sì, fatemi capire. Questi. Queste sue vostre no. Proprio. Questa no. Qua, sì. Questa sua, raga, scrivete. Si vede la differenza. Si vede la differenza. No, non si vede, sì, non si vede. Raga, scrivete qua sotto nei commenti da 1 a 10 che voto gli date a queste due bel Giacomo Sparrow, Jack Sparrow, Arfemia, le cugine di Jack Sparrow. Scrivetelo nei commenti. Raga, ma datevi un bel abbraccio che siete bellissime. Ma che è sto coso? Spiegano che è sto coso. È il cannone di Tristana di League of Legends. Ma così grosso ce l'ha? In realtà è pure più grosso perché è alto quanto ce lei. Ce l'ha ancora più grosso ce l'ha. Raga, lei ce l'ha grosso. Che devo fare? Poi, diciamo chi ha vinto la scommessa ce l'ha grosso. Tu invece che personaggio tu? Una Sailor Moon? Sailor Saturn. Sailor Saturn, raga, ma l'hai fatto tu sì questo? L'ha fatto lei? L'hai fatto tu? No, l'ho comprato. L'hai comprato. E senti, fai una cosa oggi, nuovo format, dai in voto alle da 1 a 10, sì, devi dare. Allora, sento che è stato fatto tutto a mano, un bel 9 glielo do. Gli dai un 9, tu invece a lei che voto gli dai, da 1 a 10? Un 10, perché ci assomiglia pure tanto. Ci assomiglia, è vero, raga, avvicinate, fate vedere, raga, scrivete qua sotto nei commenti da 1 a 10 a che voto gli date a ste ragazze. Così, senti, cos'è che non ti piace del tuo cosplay adesso? Cos'è che potresti fare meglio? Credo i parastinchi. I parastinchi, perché come sono fatti diversi sono. Ah, senti, lei c'ha i parastinchi che non so proprio quelli suoi, che fai? O abbassi un po' il voto? No, perché comunque si apprezza sempre l'impegno. Si apprezza sempre, poi la mia professoressa. Grazie, futura professoressa. Tu invece cos'è che non ti piace del tutto? Perché le ho dipinte io a mano. Però sì, posso dire che sono fatte bene effettivamente. Non dire, raga, scrive, fagli vedere la gamba, fagli vedere lo stivale. Se si vede, raga, va bene così. Quindi a lei c'è lo stivale che potrebbe essere fatto meglio. O lascio stesso o lo abbasso un po' il voto? Lascio lo stesso. Lo lascio. E allora, raga, tutto sto impegno e datevi un bacetto, datevi un abbraccio. Oh! Ma quanto siete belle. Allora, innanzitutto, chi sei? Chun-Li di Street Fighter. Chun-Li di Street Fighter. Tu invece sei? Nezuko Kamado di Demon Slayer. Nezuko. Ma avevo capito, Mezuko, effettivamente. Sì, ci può stare un Mezuko, c'è posta. Oh. Senti, perché? Quanto sei figo? Anche tu sei fighissimo. Perché c'hai la copia? Vieni qua, fatti vedere la corna in testa. Perché sei cornuta? Perché la forma d'attacco, la forma demoniaca. E quindi riesce il corno così. Senti, dai un voto da 1 a 10 a lei. Qualche voto gli dai? 10. Gli dai un per 10. È figa. Senti, tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10? Mille. Senti, cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay? Picchiare le persone. Quello è fare. Del tuo cosplay adesso, okay. Cos'è che potresti aggiustare, migliorare? Ok, sicuramente alcune cuciture, perché l'ho fatto abbastanza di fretta. L'hai fatto tu, però devo dire, raga, è fatto bene, raga, fatta vicina, fate vedere. Votate qua sotto nei commenti da 1 a 10 che voto gli date a ste due belle tipe, quanto siete belle. Tu invece c'ha la cucitura che potrebbe essere meglio, lo abbassi il voto o io lascio stesso. No, è bello perché l'ha fatto lei. È bello, quello è bello, è rustico proprio. Senti, invece del tuo cosplay cos'è che potresti migliorare? Conciare meglio la parrucca. O il corno. Ho capito perché le persone sbattono sotto le porte quando sono cornute, perché è terribile. Perché c'è la coce, è stata cornuta. E quindi io lascio lo stesso il 1000 o gliel'abbassi un po'. Che lo dici? Stesso glielo lascio. E allora ragazzi, bravo, sì. E datevi un bel bacetto, un bel abbraccio a tutte e due. Con che personaggi siete, raga? Io ho 2B di Nier Automata. 2B, tu invece sei? Trafalgar Law di One Piece. Di One Piece, raga, ti avevo riconosciuto un sì. po'. Sì, raga, come al solito, scrivete anche voi qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Perché tu dagli un voto al suo cosplay da 1 a 10. Sì, devi meno, essere. Meno di 10, penso impossibile. È impossibile, meno di 10. Tu invece che voto gli dai a lui da 1 a 10? 11, che carino! Nozzi, che cori. Senti, cos'è che non ti piace del tuo cosplay che potresti fare meglio? Del mio cosplay?
Vorrei essere più alta. Vorresti essere più alta? Beh, questo diciamo con un tacco un po' più, coso, fa tipo i trampoli così, quindi lei c'ha il tacco che vorrebbe essere più alta. Già questo non è che sia proprio comodo. Senti, invece del tuo cosplay, che cos'è che potresti fare meglio, potresti aggiustare? Allora, diciamo, sicuramente, dato che io ho premeditato il cosplay una settimana praticamente prima del Comic Con. Sempre così, è la normalità di tutti. Quindi direi il cappello e la spada. Il cappello e la spada, se potrebbe far meglio, se potrebbe far. Quindi io c'è il cappello che o potrebbe far meglio, io abbassiamo un po' il voto, che dici? Io abbassiamo un po', che dici? Oh, no, io lascio stare, allora ragazzi, e datevi per bacetto, qua voglio il bacetto, qua datevi per bacetto, che belli. Allora, chi non sei? Come te chiami? Gianmarco. Anita. Alessandro. Sentite raga, oggi ve faccio una domanda così al volo, dai un voto a loro, da 1 a 10 ai loro cosplay, come sono fatti secondo te? Di verità. 9 e mezzo, a tutte e due. E invece a te, a loro che voto gli dai? Zia, che voto gli dai? Vabbè, la cattiva, fa un po' a stronza. Che voto gli dai? Io lo do a lui il voto. A lui, che voto gli dai a lui? Io lo devo dare a lui. A tutte e due, vieni qua che non te si vede bene, a tutte e due. Io la patata bollente. Ma non ti preoccupare, di. Vabbè, facciamo 10 tutti e due. 10 a tutte e due. Che sono allegra oggi. Sei allegra. Tu invece che voto gli dai? Vabbè, al mio confronto 5 a tutte e due. Cinque a tutte e due. Questa, così vi voglio, zi. Senti, cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay adesso? Ci sarebbero tante cose. Tipo, dinne una. Ma sto benedetto bottone e mi sei sfonnato. Gli sei sfonato il bottone, zi. Vabbè, come, quanto sei arrivato qua? Noretta, quanto sei arrivato qua? Oddio, sarà stato... Sì, mi sa forse noretta. Noretta, già si è sfonato il cosplay, è la normalità, diciamo. Senti, io, lui c'ha il bottone che gli si è sfonnato, zio, io lascio stesso il voto, lo abbassi un po'. No, dai, non si vede. Non si vede, dici tu. Facciamo 9,45. 9,45. 9,45 mi piace. Senti, invece, a te del tuo cosplay, che non, cos'è che non ti piace, che potresti fare meglio? Il colletto dei miei spallacci. Perché sì? Perché te spacca tu, te sfonna tutto il colletto, te taglia tu. È una cosa top, over the top. Però a lei non gli piace il coso di dietro. Invece tu con te che cos'è che potresti fare meglio? I guanti. Perché sì, cosa che c'ha? Non sono militari, sono guanti da palestra. Sono guanti da. E quindi a lui gli abbassi il voto, ha fatto stronzo, gli abbassi un po' il voto. Porello, dai. Io lasci così. E allora raga, e da. Datemi un bel abbraccio tutti quanti, vai, tutti quanti così insieme. Vieni qua, zì, mamma mia, sono emozionato, ragazzi. Sono visibilmente emozionato. Perché sono con Jack Sparrow. Ragazzi, Jack Daniels, quello è Jack Sparrow. Jack Daniels, Jack sì, Daniels. È il fratello. È il fratello, il cugino. È il cugino. E tu invece che personaggio sei? Elizabeth Swan. Elizabeth, pure tu, la cugina. Senti, che voto gli dai? Vabbè, che voto gli dai, zia, però famo, che voto gli dai da 1 a 10 a lui, dai? 100. Raga, scrivete qua sotto nei commenti voi che voto gli date a loro da 1 a 10. Mi raccomando, raga, non fate gli stronzi, che vabbè, cioè, tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10? 10 ovviamente. 10 ovviamente. Senti, ma dimmi, una cosa, qualcosa del tuo cosplay che non ti piace, che potresti fare meglio? Tutto, potrei fare tutto, dalla testa ai piedi, lo potrei rifare da capo e farlo meglio, 100 volte. E quindi, perché quello è il cosplay alla fine, no? Potrebbe rifarlo meglio, io abbassiamo il voto, io lo lascio stesso. No, io lo lascio lo stesso, che carina! E tu invece del tuo cosplay cos'è che non ti piace che potresti aggiustare? Forse una parrucca migliore? Forse una parrucca, perché sui tuoi capelli o la parrucca? No, è una parrucca. Io pensavo fossero i suoi capelli, raga. Poi c'è la parrucca. Stanno bene. Sono proprio miei. Sei fatti proprio così, sei fa belli, bellissimi, raga. Sono nato con i rasta. Sei nato con i rasta. Senti, e allora raga, noi facciamo la chiusura insieme, raga. Però ovviamente non prima che vi siete dati un bel bacetto, tutte e due, datevi un bel bacetto, tutte e due, datevi un bacetto. Alla lontana. Anche a me, con la lingua. Noi ragazzi invece ci vediamo al prossimo video di domani, di domenica, rompe palla d'altri cosplayer. Domani ritorno qui da Cappellaio Matto. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale e sciacari!